E Anna che stamani, buongiorno lunedì, Anna fa la comparsa. Ora lo so che è Superman, lo so che impazzito. Si dovrebbe aprire questa pagina, ma che ne parla al mondo, eh? Parla al mondo, vero, non la potete affagare tutti. Cioè, ne parla al mondo. Mi sembra che ho capito Stix. Sì, lo sai, vero? Ma io lo so. Ma io lo so perché. Non sai quando è che si comincia proprio a sgonfiare così. Quando gli fa o la paiola, quando andava col cuzzio nella mano, o l'orto. E questo è l'orto. L'orto dell'uomo morto. Ora c'è tutto il mondo. No, dico. Tua moglie poi rivede. C'era capito che il Jeep, l'infermiera. L'infermiera, ne parlano ormai, ne parlano. Cioè, no! Non mi fate curare all'erba che c'è, si può morire! Sì. Invece al mio no! All'erba! Sì! All'erba no! È bello perché c'è, no? Ospedale di Villa Marina e poi tassa di soggiorno. Come c'è anche casi a Palermo. È per forza. Tassa di soggiorno. Perché cosa succedeva a noi? All'erba no, l'erba ci si può curare. L'erba giusto poteva andare un attimino a farvi da due punti. Poi di corsa a Piombino. Ma di corsa, Se vedete, a Piombino. Poi è bello perché c'è Villa Marina, tassa di soggiorno. Oh, che vuoi soggiornare? Facevi il tempo arrivare a sti piombinesi che ti tornavi già qua, sti piombinesi non me li tocca io, no, per amor di Dio, guarda, ma per amor del cielo, poi ci manca, è stato un caso isolato, guarda che sei lì, isolato, vedo, guarda che ti vedono, guarda che ti vedono. Comunque te andavi lì, tassa di soggiorno, e tornavi qua, hai soggiornato bene, eh? Guarda, ho letto un'altra ieri su Facebook, mia amica. Avviciniamoci che ci sei. Una mia amica, e lo stesso c'aveva dei dubbi sul discorso che il subabbo, mi sembra. Era lì nel 2014. C'è questa morte sospetta. Ma poi bisogna vedere. Ora, lo so che non bisogna fare dello sciacallaggio mediatico. Però bisogna guardare anche prima, perché se è una vita che è qui. Ho sentito l'intervista ieri sul TG5 invece del primario. La terapia intensiva è un posto in cui ti porta un pochino a sdoppiare la personalità. Ah. Bello. C'è da andarci in terapia intensiva. Bello. Ci dobbiamo salvare. Terapia intensiva. Vai. E staremo a vedere noi. Se fuori la luce da follia. Ci lasciamo agli inquirenti dell'albero scanto. Questo è il bar e si discute su altro che parla di questa cosa lì. Che dobbiamo fare? Perché giustamente poi quando abbiamo per culo l'ospedale nostro. Ci abbiamo per culo lo nostro. Ora, tutte le volte che ci. Con l'elicottero di corsa a Piombino. Lasciateci qui. Almeno per i nostri cari. Morì che stavamo a casa, voglio dire. Allora. Marciana Marina. Cosa è successo? Marciana Marina, Giorgini rimane lì. Nel senso, Stefano Giorgini, tagliamo. Porte, servizi restano al cantiere di Mola. Non ci sono i tempi tecnici per la gara. Così la giunta concede una proroga. Il privato pagherà 13.600 euro al mese fino all'ingresso del nuovo gestore. Beh, quindi confermano, diciamo, la gestione che attualmente c'è. Questo, vedi, a me. Questo non lo comprendo. I dissuasori di velocità. Le cunette. Che io sarei più per metterci una Covelox. Ma costa di più, secondo me. A parte passare qui quanto ti fanno. Ci guadagnerebbero di più e romperebbero meno coglioni, ma non tanto alle macchine. Io vedo l'ambulanza. Che quando arrivano. Capito? E più che altro d'estate quando mandano la gente di fuori. Nei primi tempi sì, uno glielo dice, guarda, attento lì c'è il dissuasore. Però uno non se lo ricorda. E io non vorrei essere con l'ambulanza con l'acqua delle vene. E poi dopo ti devo portare? A Piombino. Vedi, mi si alzano tutte e due le ciglia, segno peggio, capito? Che una
Comunque DOS artificiale. Siamo mancati, la gente ci ha cercato. È vero, avevamo due giorni. Nel frattempo, Franco. Franco, grande Franco Volpi. Io Franco Piccola e Banna che la guarda, guarda, ci sei. Condivido via. Ci sei. Stiamo registrando, guarda, vedi, stiamo registrando. Ma io un via bello così. Ma devi andare a fare la visita di Simone, no? Sentate, hanno preso, era pulito per bene, no? Sottotitoli poi a pagina 7 per la cosa delle votazioni del sì. Hanno attaccato con le api, le rampini, quell'altra cosa di. Ma da quando perde l'Inter è partito in capo quell'altro. Ha occupato il posto. Ma te lo sei riportato? Sì, sì. E io te l'ho considerato, visto? Dopo 5 ore ti ha risposto, mi ha risposto cosa? E basta. E avevo fatto per il poste, no? Carino. E il ragionamento andava bene. Sì, cioè, Paolo Ruffini in Boiadino. È entrato Simone. È entrato a Paolo Ruffini in Boiadino. Ci guarda. Ci guarda, no? Ci guarda. Questo lì, attenzione, ha ragione. E mi diceva, ma guarda che videaro è. Carino. Ora metta a Campanariello a Merigo. Che festi. Panariello con Merigo, il panariello. Ma ci fanno il poste, no? Oh, dice, ma già che hai detto, bravo. Già che hai detto Simone. Già che hai detto Simone. È entrato la fine con le altre. Col coso e poi mettiti la maglietta con l'occhiale. Allora, e quindi che cosa? Simone Bellini, guarda a me, guarda a me. Guarda a me. Guarda a me. Non lo guarda lui, guarda a me. La parola. E Rampini. Guarda a me. Da quando perde con l'Inter. Siamo fuori di testa. Vedo il telespettatore che guarda su. Il gufetto. Allora, giustamente diceva Simone Bellini, stanno organizzando qui Pulidori, Laura Paolini. Una raccolta di scarpe per i bimbi del Brasile, quindi le scarpettine a pallone che non io ho cercato di usare, però poi mi prometto una roba, poi un'altra cosa importante, il nostro amico Antonio Muroni. Io lo devo chiamare, giustamente. Oh, che va chiamato, però noi iniziamo a imbastire la discussione, perché giustamente passa un po' troppo tempo e poi... Antonio Muroni, che è successo? È andato all'ospedale, ha avuto un problemino in famiglia, è andato all'ospedale. Ora io non vorrei dire una favata, perché non mi... Il defibrillatore, dei bimbi pediatrico che non ci funzionava. Sarebbe. Quindi al terzo defibrillatore dice che è partito, ce l'hanno fatta la meglio la peggio. Quindi Antonio giustamente Muroni, preso da... Vabbè, si è accorto di questa problematica, sulla pelle. Che è successo? E che ha fatto? Ha deciso di comunque raccogliere i soldi per donare. Un defibrillatore. Noi ci abbiamo l'amico anche Alberto Baldetti. Io chiamo Alberto Baldetti. Dell'associazione Amici quindi, del Cuore. Non so se sono stati, ma penso di sì, che siano stati messi in contatto. Comunque, nei giorni a venire, sappiate che noi abbiamo giustamente sposato la causa di Antonio Muroni, e quindi se ci dà una mano, lui in mezza giornata un po' di soldi da raccattare, che poi insomma l'argomento è serio. Può capire a tutti, a chi c'ha figlioli piccini, a chi c'ha nipoti, a chi non ce l'ha. E perché sennò mi mandano a Piombino, capito? E quindi cerchiamo di starcene via a casa, visto che tanto abbiamo capito che le strutture non è colpa di loro, poi perché non c'hanno soldi, non gli danno, non gli servono soldi. Gli servono per, se devono mangiare quell'altro, capito? E allora tocca, allora è inutile stare, tocca a noi 5 euro per uno, secondo me sì. Anche lì ci compriamo questo defibrillatore, no, pediatrico, così che è un po' diverso, cioè delle caratteristiche un po' diverse, anche se mi ricordo che durante il corso anche quello normale con determinate applicazioni può funzionare lo stesso anche quello pediatrico, comunque quello lo sapranno loro, insomma, certo, comunque, che noi siamo a conoscenza che manca questo pure, sì. questo definito. Quindi vediamo se con Alberto, che comunque loro hanno già fatto tanto e che ne hanno dati asfalto, vediamo, amici del Cuore hanno dati a tutte le strutture sportive dell'Isola di Elba, a varie scuole. Quindi io penso che si siano messi in contatto poi alla fine. E Alberto, se sono messi d'accordo, sono messi in contatto il defibrillatore è già. Ci siamo, perché quando parte Alberto, quando parte Muroni. Quando parte Portofilare Muroni, tutto fa. Ce la facciamo. Però insomma è bene che si sappia che mancava questa cosa. Da una parte abbiamo da chi avanza le scarpette del pallone dei bimbi che usate più. Ecco, ora faranno una raccolta, noi diamo solo voce perché poi sì. Poverini, questo potremo fare. Questo potremo fare. Quindi se andate sulla pagina dell'Edicola Albana comunque troverete tutte le cose. E poi c'è questo affare di Antonio Muroni che è importantissimo, perché se succede qualcosa, specialmente alle creature, l'avemo nel culo. Vero. È tutta una mafia. Nel frattempo lui ci ricordava che c'è la votazione delle trivellazioni. Dovete votare
Sì, almeno sì. Noi votiamo sì. Noi votiamo sì, no, voi votate quello che vi pare, però insomma votate, perché il referendum va espresso, poi è importante, però ricordatevi che se votate no, tanto, il culo avete uguale, nel senso che non è che si risparmia a livello energetico, no. Anzi, perché come dicevo tanti, l'1%, ma che? E rischiamo il nostro mare, le nostre coste. Una cosa simpatica che ha detto Simone Mellini, che stavo lì, detto, una volta che ci fanno votare, dopo tanto, non siamo più nemmeno approfittiamone. Approfittamone. Ok. Siamo arrivati, 10 minuti e 10. Franco, sì. Noi ti ringraziamo della partecipazione alle edicole. Io a Roma nemmeno l'hanno votato, si fanno il governo per conto suo. E certi cappellate li faccio pigliare a tutti. Ascoltate. E dire che venga anche Renzi, che poi lo invitavo, sistemi di. Come ha detto Simone, che quando passò dal Brasile, che da Fortaleza, passò di lì, espressione era guasto. Espressione di voto. Dice, mandatemelo da me, che io quanto cazzo il culo. Espressione di voto? Espressione di voto? Sì. Sì, oh. Sì, no, sì, attenti. Sì alla burocrazia. Sì, oh. Cioè, sì, oh. Delle... Perché a volte delle trivelle a mare. Non lo so, ma stavo fatto apposta anche a questa delle cosa qui. Capito? Qui sì, le trivelle a mare. Uno dice no, non le voglio le trivelle a mare. No, dovete dire sì, perché dobbiamo sì, abrogare. Abrogare. Oh, vabbè. Oh. Attenzione, contro... Chi non vuole le trivelle a mare deve votare sì. Chi invece le vuole... Se la pigna culo si confonde, dice no, no, e rimane sì. Arrivederci a tutti, un abbraccio. Omo ragno.